Siamo con Lorenzo Giustino dell'Arcat Schio, qui al Circolo Due Ponti. Giocate la quinta giornata di Serie A, stai per scendere in campo. Puoi parlarci un po' del tuo team e degli obiettivi che avete per chiudere appunto questa stagione? Adesso siamo io, Cecchinato, Di Meo, abbiamo uno sloveno che gioca in quarta posizione, uno dello Schio, un veneto, che gioca in terza posizione. Gli obiettivi principali adesso, non possiamo arrivare ormai primi e puntare a essere secondi e rimanere in A1, e cercare di... quello che puntiamo di più è che io diventi 8 più, quindi di avere un team di miglior qualità, perché il nostro 3 purtroppo non è così forte e in A1 fa fatica. La tua stagione quest'anno è stata condita da due vittorie di Futures, quindi Pontedera e recentemente in Francia, su due superfici diverse, quindi terra italiana e invece in cemento in Francia. E sono state delle belle vittorie, puoi parlarci di queste due settimane? Sì, sono state delle belle vittorie. Principalmente non è che ho giocato molti future quest'anno, già ho iniziato a inizio anno, facevo veramente tanta fatica a giocare in generale, perché venivo praticamente da 6 mesi fermo e ho giocato più future ma con scarsi risultati, e poi sono passato direttamente agli ATP e ai Challenger, e dopo che ho fatto varie settimane in ATP e Challenger avevo un buon livello, ho giocato puntualmente future e li ho vinti. La tua programmazione per questo fine 2015, andrai ad Ortisei in settimana, poi pensi di chiudere così la stagione, fare preparazione o giocare qualcos'altro? Sì, Ortisei è l'ultimo torneo, pensa che quest'anno ho giocato veramente tanti tornei, sarà il 27esimo e veramente sono troppi 27 tornei in un anno secondo me. Purtroppo li ho dovuti fare, obbligato, perché non avevo ritmo, ho dovuto riprendere dall'infortunio, sono partito 500 e è stato un buon anno, a finire almeno ritornare a dei livelli buoni per l'anno prossimo puntare a fare molto meglio. Giocherò Ortisei, una settimana di fermo e inizierò la preparazione per l'Australia. Quindi appunto andrai a provare le quali in Australia. Cosa vedi nel tuo 2016? Ora hai anche cambiato guida tecnica, sei con Diego Narciso. Che consigli ti dà? Dove state lavorando per farti trovare pronto per la nuova stagione? I consigli che mi dà più che altro è essere più omogeneo, perché io prima, come ho lavorato tanto in Spagna, facevo un gioco molto spagnolo, però non mi sentivo tanto spagnolo, non mi sento tanto spagnolo dentro, molto più aggressivo e brillante. Purtroppo io ero un po' frustrato perché non potevo mai lasciare andare il mio gioco vero, quindi anche a livello tecnico non è che gioco tecnicamente bene, perché mischio la difesa nell'attacco e non riesco a essere decisivo a rete purtroppo. Allora cercheremo di essere più solidi, più omogenei, più chiari, la parte tecnica un po' più aggressivi e più chiari a livelli tattici in campo. Il sogno tennistico di Lorenzo Giustino qual è? Entrare nella top 100, giocare al Foro Italico, magari qualche slam? A parte entrare top 100, che tutti ce l'hanno, però più che entrare top 100 è vedere a che limite riesce ad arrivare al ranking. Però il mio sogno di sempre è riuscire a vincere il Foro, vincere quello che volete, vincere il Foro Italico, perché è un'emozione troppo grande. Cioè, immagino già di giocare in Italia, in mezzo agli italiani, è come un gladiatore riuscire a portare il titolo per la patria, è troppo bello. Oppure vince medaglia d'oro per l'Italia, qualsiasi cosa, o la Coppa Davis, tutto quello che è per l'Italia, io è il sogno più grande che ho. Ci piacciono questi tuoi insomma, propositi e questa cosa di essere molto legato al nostro paese, che è molto importante. Rimanendo su questo tema, il rapporto con i tennisti italiani? Io ho buoni rapporti con tutti i giocatori e ovviamente ho miglior rapporto con quelli che vedo di più nei tornei che con altri, perché per la semplice questione che ci vediamo più spesso. Però non saprei dire chi è, forse Adelchi è molto amico mio perché lo conosco dall'infanzia, quindi è molto amico mio, ma gli altri ragazzi sto bene con tutti quanti. Ti ringraziamo tantissimo per il tempo che ci hai concesso. Dal Circolo dei Ponti a Roma è tutto, per Tennis Press Alessandro Re, un saluto a Lorenzo Giustino. Un saluto a tutti, ciao.